Art Cinema, siamo qui per intervistare, per sentire le voci degli autori e degli attori di questo nuovo lavoro di Nancy Coppola, Il mio uomo perfetto. A breve li avremo ai nostri microfoni, seguite il servizio. Un lavoro straordinario di ricerca dove finalmente si realizza un sogno, una squadra, veramente un gruppo di amici al lavoro, possiamo dire questo? Sì, diciamo che il nostro progetto, Il mio uomo perfetto, l'abbiamo chiamato Love Budget perché l'abbiamo fatto veramente con la più grande umiltà, non siamo qua per vantarci di chissà cosa, siamo tutti ragazzi che ci siamo abbracciati e siamo diventati una sola famiglia, una troupe di poche persone, ma ognuno di noi valeva per 10, abbiamo fatto un po' tutto, ha avuto tanti ruoli, però comunque il risultato è stato ottimo. Abbiamo visto il trailer, è veramente molto bella, anzi invitiamo tutti gli ascoltatori ad andarlo a vedere perché veramente, ma poi alla fine la domanda è: l'uomo perfetto? Allora, l'uomo perfetto è la perfezione, non esiste assolutamente, però un uomo può essere perfetto anche con le, tra virgolette, le piccole imperfezioni, perché anche la cosa perfetta diventa anche monotona, parliamoci chiaro, no? L'amore non è bello se non è litigarello, no? Quindi giovanissima, bellissima, ma anche molto saggia. Grazie Nancy, bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, grazie. Eva, un lavoro straordinario, un ruolo anche abbastanza simpatico il tuo all'interno di questo contesto molto napoletano. Stavo dicendo appunto che io sono molto felice per aver partecipato a questa opera prima, di aver realizzato il sogno di Nancy Coppola, il sogno di Nilo Sciarrone, un sogno di questo gruppo di grandi artisti. Noi abbiamo solamente recitato, abbiamo solamente seguito la storia con la massima umiltà. Con la massima umiltà abbiamo girato il film senza camerini, ma con tanto amore. Con tanto amore, l'amore di questa città, l'amore che Napoli, che tutto il sud può dare. Stavo dicendo appunto prima che c'è la rinascita del sud. Dalle ultime elezioni abbiamo capito che il sud sta rinascendo e io sono orgogliosa e fiera di essere partecipe. Su queste bellissime parole contaminanti, tra le altre cose, noi invitiamo tutti quanti a venire a vedere questo film. Ciao Francesco, buongiorno, un lavoro nuovo per certi aspetti, una storia bella ma anche a tratti controversa. È controversa a livello morale perché questa brava ragazza che fa la barista ambisce ad avere una vita migliore, parliamo di migliore da un punto di vista economico, e quindi diciamo che a un certo punto della storia è divisa tra l'idea di cercare effettivamente questo o l'amore vero. Sì. Ma in effetti è sempre un evergreen, è sempre attuale, no? Certo. Io mi sono divertito molto perché il gruppo di lavoro, questa nuova produzione è fatta da amici, poi i napoletani sono sempre molto calorosi, accoglienti, io con loro sono sempre andato d'accordo, sono qui spessissimo ormai da quasi 10 anni a questa parte, quindi per me è stata un'esperienza assolutamente positiva. Niente, sì, abbiamo cominciato questa grande avventura. Inaspettatamente ha preso, come dire, un piede che noi non ci aspettavamo neanche, perché come tutte le cose, insomma, uno parte sempre un po' in sordina e con tanta umiltà. Sì, nasce come cortometraggio, poi lungometraggio, poi film. Sì, nasce come produzione molto più tranquilla, insomma. Contaminati da questa bellissima idea. Come dire, l'appetito viene mangiando e quindi abbiamo cominciato a crescere mentre lo stavamo realizzando. E abbiamo avuto l'appoggio di grandi professionisti quali Eva Grimaldi, quali Francesco Testi, ma attori anche di nome teatrale qui a Napoli, quindi come Maria Del Monte. Quindi no, sono di tutto rispetto. Casse di tutto rispetto, il regista un po' di meno, però. Non farmi fare il tuo tifoso, dai. Un appello per venirlo a vedere, cosa diresti alla gente per invogliarli a venire? È un film fatto per amore. Con amore, per amore, c'è tanto sacrificio e vi consiglio veramente perché è una commedia romantica dove si respira il vero amore. Quindi in questo periodo dove l'ultima cosa di cui si parla è l'amore, noi vi suggeriamo, anzi vi consigliamo vivamente di venirlo a vedere. In bocca al lupo. Grazie, Grevi.